Ma impressioni sono buone, sono pochi giorni di ritiro, però stiamo lavorando bene con entusiasmo, siamo abbastanza sereni, si lavora duro, siamo stanchi, ma devo dire che si sta facendo bene. Oggi abbiamo fatto un buon allenamento ed adesso abbiamo altri 12-13 giorni di ritiro e cercheremo di mettere più benzina possibile per il campionato. Prima uscita stagionale qui in Appennino, però già l'entusiasmo dei tifosi si sente, insomma. Sì, ma è bello, insomma, da quando giochi e poi c'è il pubblico che ti guarda, che ti incita, senti ogni volta qualche giocata, senti il pubblico che clama la squadra, è bello, dai, ti fa lavorare bene con entusiasmo. Senti, 4-4-2, ti ha impiegato il mister Novellino prima a destra o prima a sinistra, questo è il tuo ruolo naturale. Ah sì, io sono esterno, l'anno scorso giocavo prevalentemente a sinistra, ogni tanto anche a destra, mi trovo meglio magari a giocare più a destra perché sono sinistro, magari rientrando, anche perché gioco che vuole il mister, è più facile rientrare col piede mancino verso la porta, però anche a sinistra, come l'anno scorso, quasi giocato sempre a sinistra, per cui mi trovo bene un po' da tutte le parti. Dopo i playoff dell'anno scorso, dopo gli arrivi che hanno sicuramente rinforzato questa squadra, c'è grande attesa per questa mano. Vediamo, insomma, adesso ne lavoriamo e penso che la struttura della squadra è rimasta quella dell'anno scorso, che è arrivata un passo da Serie A, per cui cercheremo di non far rimpiangere quelli che sono andati via e cercheremo di dare il massimo quest'anno per fare qualcosa di importante. Dal tuo punto di vista personale, cosa ti auguri adesso che ritrovi questo giallo-blu di Verona, della tua città? No, mi auguro intanto di imparare tanto dal mister, dai miei compagni che hanno tanta esperienza e tanta qualità. E niente, poi cercherò sicuramente di dare il massimo come ho sempre fatto.